Cari amici social, ben ritrovati sul mio spazio YouTube ufficiale. Ci ritroviamo assieme dopo un paio di giorni, diciamo, di pausa clemenza dalle clip, ma anche se avete visto gli aggiornamenti circa riguardo all'impresa molto straordinaria, per non dire eccezionale, del tennis italiano, sia maschile che al femminile in questo 2024. Come vedete anche dall'immagine di video copertina, il tema di quest'oggi è parliamo di WWE Survivor Series War Games 2024, ma prima di enunciare un po' anche appunto da quella che è l'immagine che è il piatto forte, diciamo, del premium live event pay per view di questo fine settimana, quindi tra sabato notte e domenica mattina italiana, dove praticamente abbiamo avuto nel giro di poche settimane le inaugurazioni del titolo femminile degli Stati Uniti in quel di SmackDown. È il titolo femminile intercontinentale, appunto, questa notte passata a Raw, cosa che si pensa si deciderà con entrambe le cinture, penso attraverso un torneo o qualcosa di simile. Infatti per SmackDown già si è avviato un torneo, vedremo se Adam Pearce, General Manager di Raw, seguirà le stesse decisioni di Nick Aldis in quale dello show Blood al venerdì sera. Oltre che Monday Night Raw si prepara ad un grande salto storico su un well di Netflix, la piattaforma streaming, dal 6 gennaio 2025. Con quella che sarà molto probabilmente la puntata più grande di tutti i tempi dello show rosso da quando è nato. Bene, veniamo a Survivor Series 2024, appunto il piatto forte è la sfida 5 contro 5 tra la Original Bloodline, ovvero Roman Reigns, gli Usos, CJ e Jimmy, Sami Zayn, è un ritrovatissimo CM Punk che proprio 12 mesi fa tornava in WWE in pianta stabile dopo 10 anni circa. Ovviamente ad assistere a questo quintetto sembra quasi, no, di parlare di una partita di pallacanestro, ma non è proprio così. Ad assistere appunto i cinque sarà il Bisman Paul Heyman, tornato nell'ultima puntata di SmackDown, che è proprio lui, appunto, ha annunciato CM Punk come quinto e ultimo membro della stable Original Bloodline. E la nuova Bloodline solo si chiama Jacob Fatu, Tama Tonga, Tongalo e Bronson Reed. Poi abbiamo Gunther contro Damian Price, match per il titolo World Heavyweight detenuto da Gunther, il Women's War Games. Rhea Ripley, Bianca Belair, Naomi, Io Sky e Bayley, che rimpiazza una infortunata, realmente infortunata, Jade Cargill, contro il Judgment Day, Liv Morgan e Raquel Rodriguez, oltre anche a Nia Jax, Tiffany Stratton e Candice LeRae. Un match a tre per il titolo intercontinentale, Bron Breakker, Sheamus e Ludwig Kaiser. E poi un ritrovato, diciamo, un nuovo ritrovato, Shinsuke Nakamura, con questa
questo character, quindi questo personaggio tutto nuovo che andrà all'assalto del dito degli Stati Uniti maschile di LA Knight, che al momento insomma è un regno ben gestito sia dalla federazione che dallo stesso LA Knight. Quindi diciamo, per quanto riguarda i titoli, molto probabilmente si pensa che non dovrebbe cambiare nulla di che in linea generale. Ci potrebbe, ma forse potrebbe essere presto un po' il cambio titolato tra Nakamura e LA Knight, ma vedremo. E poi ovviamente tutti gli interrogativi. Se appunto il 5 contro 5 War Games maschile andrà tutto liscio, o chissà, magari avremo una comparsata, un'elettrizzante comparsata di The Rock, che ricordiamo comunque è sempre in avviso. In primo avviso in riferimento a Cody Rhodes, anche se per quanto riguarda Cody Rhodes, proprio nella giornata di ieri è stata ufficializzata la contesa contro Kevin Owens per il ritorno del Saturday Night Main Event televisivo il 14 dicembre, oltre a citare che Cody Rhodes questo giovedì per l'episodio speciale della giornata dell'ingraziamento americano sarà ospite al Tonight Show da Jimmy Fallon, e quindi chissà che insomma non ci siano novità o che sia diciamo Kevin Owens o qualche altra frecciatina riferimento a The Rock. Bene, noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti sulle solite piattaforme WhatsApp, Instagram, Facebook. Ciao!